Filini fissò il campo da tennis per la domenica più rigida dell'anno. Dalle 6 alle 7 ante lucane. Tutte le altre ore, man mano che si avvicinava al mezzogiorno, erano già occupate da giocatori di casta sempre più elevata, direttori clamorosi, ereditieri, cardinali e figli di tutti questi potenti. Di qua! Ragioniere, sono qua! Questa parte! Vengi, vengi! Ma cosa fa? A momenti sbatteva! Entrando a quell'ora negli spogliatoi del Park Tennis, vi trovarono tre giocatori rimasti lì dalla sera prima. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Vadi, vadi. Si è messo al fresco, vero? No. Abbigliamento di Filini. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi, maglietta della Gil, mutanda a scellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent. Eccoci. Lei preferisce giocare di qua o preferisce... Oh, giocare... facci lei. Ah, allora io sto di qua. Prego. Perché lì è controsole. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo. Sì. Aspetti. E allora? Un momento! Pronti? Ready! 15-0! Ma come 15-0? Ragioniere, io sono qua! Qua! Ah, ah, perché pensavo che lei fosse... Pronti? Pronti! Batti! Per una buona battuta, piegare bene le ginocchia, piede sinistro in avanti, impugnatura martello, rotazione del busto e con violenza! Che fa, ragioniere? Si arrende? Si ritira? Bene! Yuhu! Già che ci siamo, diamo anche una botta alle righe. Fantozzi abbandonò l'idea dello sport, ma non la decisione di dimagrire.